Ho letteralmente un aspetto che fa pietà. Ho dei lavori in corso in casa, però mi sono preso qualche momento per rispondere ai commenti. Se vi chiedete il perché di questo cappello a forma di fungo, è perché appunto ho letteralmente i capelli pieni di calce, ragazzi, quindi penso che non sia il caso. Facciamo che lo teniamo. Devo essere sincero, questo video è quanto di più pigro e minimale possibile. Ti sei soffermato troppo su quello che ha già riportato Alice come prima. Avresti dovuto informarti un po' di più su quello che è venuto fuori a partire dal 2020. Ci sono alcuni canali, tra cui l'Istituto Scolastico, bla bla bla, e altri che hanno dimostrato che razza di viscidone il contadino sempliciotto. Si parla di Praticò. Allora, io ve lo chiedo qui, ragazzi, perché non vorrei essere ridondante e ripetitivo nel corso dei video, però sta di fatto che io per carattere lo sia, quindi volete un secondo video su Praticò? Nel quale andiamo ad approfondire tutto quello che magari ho tralasciato nel video precedente, fatemelo sapere. Gennaro Gamer mi chiede: scusami, Gemma, te ho una domanda, ma quando crei questi tipi di contenuti, chiedi alla persona interessata di poter pubblicare la sua persona avvisando che stai facendo il video oppure no? Perché diciamo che io sono preoccupato a come reagirà quella persona. E in più l'altra paura è se con i tuoi video peggiori la situazione, anzi le loro. Nel senso, non so se ci saranno altri utenti qui che poi lo andranno a criticare. Ovviamente dico a lui o a qualsiasi altra persona a cui andrà a parlare. No, io per legge non devo chiedere il permesso proprio a nessuno. Se qualcosa è pubblico e io voglio parlare di un personaggio pubblico, esattamente come lo si può fare con me, le regole sono sempre quelle. Fino a che resti nei limiti del legale e non vai a dire roba falsa su questa persona, roba denigratoria gratis, fino a che non causi veramente dei danni, ma stai soltanto parlando di una situazione e stai dicendo eventualmente quello che ne pensi, senza essere un figlio di puttana, puoi fare quello che vuoi. Non c'è bisogno del permesso di Praticò per fare un video come quello che ho fatto io. Sì, ok, va bene tutto, ma sostanzialmente a noi che ci frega della fine che ha fatto. L'hai aperto tu il video, mica io. Chissà il tempo che si perde a parlare con te. Beh, almeno quello che dico io è comprensibile. Ma te non stai bene. Togliti immediatamente la pic di One Piece. Non te la meriti. Un video inutile. Non è talmente interesse in Enrico Pasquale Praticò, tra l'altro abbreviato in EPP, tanto da averci fatto un video in cui non dici né spieghi nulla. Cazzo di video hai visto? Titolo clickbait. Il filmato, cioè non il video, il filmato. Parla di cose stra vecchie e non accenna minimamente ai recenti sviluppi, la sparizione appunto. Come no? Manca tanta roba in quel video e me ne sono accorto dopo. Ma cazzo sì che l'ho trattata questa cosa qui. Perché la gente non finisce video? Vabbè, Praticò a parte, andiamo avanti. Romeo Cinghiale Forzuto 2012 ci tiene a dirmi non mettere quella musica di sottofondo perché mi hai traumatizzato. E io esisto apposta, cioè questo è il mio ruolo nella società, traumatizzarvi. Cioè io servo a questo. Il vero cringe delle fangirl di Jeff the Killer sono le fanfiction. Su Wattpad ne ho lette alcune che non so niente male. Mamma mia, mi ricordo sto periodo, mi ricordo anche per esempio una delle cose che mi ha più disturbato perché era proprio neanche fatta, era proprio brutta fatta male. Era la cosa di Jane the Killer e di tutto il resto della tiritera. Oh, vi giuro ragazzi, ancora oggi c'è gente che è veramente fissata con questa roba e la tratta come una cosa seria. Io ho paura. Ok, questa storia è interessantissima, ma per stanotte mi sono precluso la possibilità di dormire. E questo per me è un grandissimo complimento. Cioè, io vi ringrazio ragazzi, quando mi dite che con i miei video non dormite la notte, che vi sentite male, che così, per me è un grandissimo complimento. Raga, anche io ho YouTube, lo sto notando, ne sto essendo coinvolto tantissimo. Con grazie anche ai social mi hai fatto salire una rabbia interiore che non ti dico. Pensa quanto sei frustrato. I social sono esattamente il motivo per cui la gente è atea, perché si portano all'ateismo, ma non in senso cognitivo, ma perché fa fighi esserlo. 10.000 like, ragazzi, divento ateo. Sono sicuro che un ragazzino cattolico gli si chieda la religione, lui dirà di essere ateo perché crederà di apparire come lo sfigato? I social hanno rovinato la cultura e questo è il motivo per cui cose come l'ateismo si diffondono nei giovani. Per esempio, chi bestemmia nei video è una persona dura e chi non è volgare è considerato un pappamolle. Ma dove? Chi l'ha detto? Allora vedi un video di Douglas Mortimer che sta tutto quanto impostato a farti vedere l'eleganza? Ma poi anche io, cioè, mi sarà scappato ogni tanto, ma non è che basi il mio content sulla volgarità, cioè, nel senso, esiste gente che lo fa, però esiste anche il mondo degli adulti che ti considera come un imbecille. Svegliati tu e mi vergognerei fino al nucleo della Terra, proprio è all'interno del suo corpo, il nucleo della Terra, di avere un figlio così irrazionale e ignorante su tutto. Come fai a essere irrazionale se sei ateo? Tempo fa mi sono appassionato ai tuoi video e me li sono guardati praticamente tutti, molto volentieri. Grazie. Ma ultimamente ho notato che stai iniziando a comportarti in maniera sempre più supponente. Ti metti a fare il grosso con dei ragazzini immaturi abbassandoti un po' al loro livello. E quando qualcuno la pensa diversamente da te, non sono tutti dei poveri mentecatti, anche se molti lo sono, quindi c'è una conferma e un instant regret. Fai solo qualche commento sprezzante e non spieghi nemmeno il tuo punto di vista. Allora, io risponderò per punti a questa cosa. A me, io l'ho sempre
detto, non è una cosa nuova, io lo dico da quando, veramente da quando ho 10 anni, a me di discutere con gli imbecilli in maniera proprio coinvolta, in maniera pensata, in maniera che mi metto lì a dirgli: guarda, allora, questa è la mia opinione, non me ne è mai fregato niente. Perché appunto, se io una persona la reputo stupida, non la reputo neanche valevole del mio tempo. Anzi, a me spaventa quel tipo di persona che discute con tutti allo stesso livello. Almeno opinione mia, cioè, sarò libero di utilizzare il mio tempo come voglio, grazie. E tanto già ho capito come andiamo a finire qua. Complimenti per i 100.000, sono sicuro che sarà stata una bella botta di autostima, ma mi pare che questa popolarità ti stia un po' dando alla testa. Io così tanto che non li ho ancora festeggiati, ma proprio alla testa mi sta dando, guarda. Puoi dire che sono invidiosa, idiota o quello che vuoi per fare il simpaticone, non mi interessa. Perché? Non lo so. Volevo solo darti un feedback, perché ultimamente i tuoi video li guardo meno volentieri e mi dispiace, ma tranquillo, li guardo lo stesso. Così ti faccio guadagnare e puoi continuare a fare il gradasso e a dire che wow, metti all'asta il cappellino, magari ce lo firmi pure. No, boh, mi ha preso sul serio la cosa del cappellino, che è un regalo di un'amica mia, ma ha preso sul serio. Mi stai più simpatico quando facevi video perché ti piaceva farli, non per sfoggiare la tua straordinaria produttività e i tuoi ritmi massacranti. Cioè, non ho capito, mi stai dicendo che sono bravo, lo stai dicendo tu, non io, e ti sto sul cazzo per questo? Cioè, questo è il punto? Ok, non voglio criticarti per fare la rompicoglioni, ma da un po' volevo dirti questo, e spero che tu te la prenda in modo maturo, non sarcastico e strapotente come spesso fai. Ciao. Quindi io adesso dovrei mettermi a disquisire sul perché ti sto sui coglioni. Cioè, non è una battuta, io sono serio. Cioè, nel senso, secondo te io impiegherei il mio tempo in maniera intelligente, stando a snocciolare tutto quello che hai detto, le ragioni filosofiche per il quale fai quello che vuoi? Ma non è finita qui. Ma non mi pare di aver detto cose campate in aria. Non mi disiscrivo perché tanti contenuti che porta mi intrattengono, l'ho detto. Voglio solo fargli sapere che ho notato un aumento di arroganza e immaturità quando si accanisce contro la gente, visto che spesso si tratta di ragazzini. Sì, ma tu devi pure capire che ragazzini sono, cioè stiamo parlando di gente che spaccia pedo, cioè stiamo parlando di questo? Mannaggia, scusatemi. Non penso che gli iscritti di un canale debbano continuare a dire al creator solo quando è bello e bravo. Ci sta a dare dei feedback quando si è un po' specifici e non adoranti. Sì, ok, però cioè questa cosa è una cosa detta palesemente apposta per finire in un video di questo tipo. Io sotto i miei video posso vantare fortunatamente una grande varietà di opinioni. Mi capita veramente poco spesso di essere osannato come il messia, come invece succede in tanti altri canali in cui vai a vedere la zona commenti ed è veramente tutta quanta gente che si mette lì manco fosse la Mecca. Un altro tizio sotto gli fa: spoiler, non l'ha presa in modo maturo, anzi ha definito il messaggio il nulla e te gentaglia che non saprebbe fare un video come li fa lui. Io penso di aver letto il nulla e invito questa gente a fare meglio di quello che faccio io, che è tranquillamente fattibile tra l'altro, quindi non vedo il problema. Quando ho provato a difenderti mi ha bannato dal gruppo. Cosa? È triste perché in quel gruppetto ci sono i soliti che ridono di qualsiasi cosa dice e lo elogiano e basta, e sono gli unici che gli vanno bene. Gematria è sicuramente una persona intelligente che sa molte cose, però ha un comportamento parecchio infantile. Io non sono a conoscenza di questa cosa, ma va bene. Ancora sotto, cioè, non lo so, è beautiful sta cosa. Sono la ragazza del commento, a quanto pare mi ha bannata. Dove? Chi? No. Perché ieri sera ho provato a rispondere ad Angelica, ma ops, la risposta la vedo solo io. Ti ringrazio per aver provato a sostenermi, sono pienamente d'accordo con te. Ha sempre queste reazioni infantili senza veramente rispondere in modo pertinente a quello che gli si dice. Peccato, perché come dici tu, una persona intelligente, non saprei fare di certo i video che fa lui, ma infatti chi dice niente sui contenuti interessanti che porta? Boh, vabbè. Io e chiunque altro lo vede ancora, cioè non ho capito. Perché tutti nella vita aspiriamo a fare video su YouTube? Fatemi capire, 2 secondi. Sto parlando di una persona in questo momento che ha sentito la necessità di fare almeno 2 account, per quello che vedo qui, ma sono abbastanza sicuro che anche questo sia un altro, per cercare di farmi passare come uno che sta lì tutto il tempo a vedere i commenti, a rispondere, a fare. Io, secondo te, perché faccio video sui commenti? Io li faccio così non impiego tempo extra a stargli dietro come fanno tante persone, perché mi sembra più logico far trasparire quello che penso o faccio in un video. Magari ogni tanto rispondo, però cioè, cerco di limitare il tempo che passo sui commenti fuori da quello che è un video. E penso che qui ci sia un'opinione di me molto molto lontana dalla realtà, ma ripeto, non mi interessa, non perché io mi senta superiore, perché lo sono. Grande Gemma, ho guardato 1 minuto e 34 di video e mi sono reso conto che la spocchia del saputello non la perdi mai. Ma perché devi sempre fare il professore con chi non la pensa come te? Beh, se pensi delle stronzate io ti metto davanti dei fatti. Se poi non ti piace il fatto che questi fatti siano tranquillamente supportati da prove, è un tuo problema, non mio. Non so neanche di che cosa si sta parlando in realtà. Sinceramente parlando, una saccenza, un'arroganza che fanno notare una cultura a dir poco precaria. Sappiamo che Gesù non è figlio di
di Dio, ma sai quanti... non è possibile. Non capisco perché fai video per i soldi. Perché la gente prende sul serio le battute? Io non capisco veramente. Però sapete che cos'è? Ogni volta che viene detto, guarda, perché fai video così colà, tu gli dici, guarda, perché mi piace, e poi ci guadagno. La gente capisce soltanto il ci guadagno, quindi a sto punto io te lo dico proprio, io te lo faccio per i soldi, perché tanto se ti dico tutta la passione che ho per il videomaking, per queste cose qui, non ascolta nessuno. Quindi a sto punto io te lo dico proprio, per il vaffanculo, va benissimo, vuoi pensare questo, ti vuoi sentir detto questo? Perfetto, sei contento tu, sono contento io. Tanto la maggior parte delle persone manco ci fa caso al fatto che uno sta sempre lì, sempre lì, sempre lì, sempre lì. E secondo te se non mi piacesse non lo fare. Con il passare del tempo ho notato che sei diventato più antipatico e mi dispiace, ma che cos'è una moda? Raga, allora chiariamoci su una cosa. Io, cioè, non lo so, non so neanche cosa potrei aver fatto per instillare tutta questa gente, che in realtà c'è anche da dire una cosa. Io posso andare a cliccare, in quanto gestore del canale, sull'account di queste persone e vedere tutti i commenti che fanno nel corso del tempo. Questo utente in particolare ha dei commenti che arrivano dal 2019, in cui dice le stesse identiche cose, la stessa identica frase. Io sono abbastanza sicuro che se andavo, non l'ho fatto, però se andassi a cliccare sugli account di quelli che vi ho letto poco fa, io troverei roba simile, perché semplicemente alla gente piace raspare, ragazzi. Sotto i video arrivano e ti fanno no, ma quanto è arrogante. Poi in realtà gli chiedi perché e non si sa, non è dato sapere. Però la cosa bella è che alla fine c'è sempre un però speriamo che non si offenda questa volta, come se io mi fossi mai veramente offeso. E a me, aiuto. Gem, recentemente un youtuber ha fatto un discorso sul SSN del tipo non è giusto che tutti paghino per gli obesi perché si fanno male con le loro mani, quindi questi fanno un danno alla società e non solo loro stessi. Tu cosa ne pensi? Lo stesso vale per gli anoreci su coloro che si dopano? Io penso che sia una stronzata, nel senso, se io mi rompo una gamba perché sono stupido e mi butto dalle scale, io devo avere il diritto ad essere curato, esattamente come una persona che trascura quella che è la propria salute, e poi ci sono tantissime ragioni psicologiche dietro, ha diritto a delle cure, come è giusto che sia. Può capitare domani a me, può capitare domani a te, è giusto avere delle cure. Ho un serio problema con il mio corpo grasso, io ti adoro però non so guardare questo video, ho paura di farmi del male. Accettarmi e vedermi bella anche se non lo sono mi aiuta in certi momenti orribili. Ho un fattore di salute che mi condiziona anche il fisico. Ripeto, non so se guardare. Ecco, io questa cosa, ragazzi, ci tengo un attimo a specificarla, anche se lo faccio 300.000 volte nei video. Quando si parla di fisico, io starei più a guardare quello che è la salute, e lo faccio con me. Io stesso mi vedo abbastanza orrendo allo specchio. Non mi piace il mio viso, non mi piace gran parte del mio corpo. Quello che posso cambiare lo cambio con l'allenamento, con la dieta e tutto quanto. Quello che non posso cambiare, purtroppo, accettato, e onestamente non penso avrò mai voglia di sottopormi a degli interventi chirurgici di chirurgia estetica, perché penso che sia molto meglio per me mettermi a fare tutto un percorso magari mio per accettare quello che sono, almeno la parte di me che non posso cambiare, piuttosto che stare sotto i ferri e poi magari non piacermi nemmeno, perché io ho questo problema con i tatuaggi. C'è uno studio di tatuaggi a Roma che mi ha proposto di fare un placement, questa cosa ve la posso dire, ragazzi, gentilissimi veramente, mi hanno detto anche non badare a spese, ti possiamo fare pure tutto quanto nero, basta che facciamo questa cosa qui. Il punto è che io non mi sono mai tatuato, ho soltanto l'orecchino a questo orecchio che ho fatto a 15 anni, una roba del genere. Insomma, io ho una grandissima paura di farmi tatuaggi, perché se ho tutta questa cosa del non guardarmi allo specchio bene, così naturalmente come sono, figuriamoci un tatuaggio che io stesso decido di fare e che poi me lo devo tenere, capito? Quindi io sono abbastanza sicuro che tutti ci vediamo un po' più brutti di quello che siamo, o comunque non ci vediamo veramente per quello che siamo. Il punto è, se c'è una condizione medica, tutti i discorsi sull'apparire devono essere azzerati, sempre. Io stesso, quando stavo in ospedale, non mi vedevo assolutamente bene, però non è che potessi farci qualcosa in quel momento. Se una persona è sotto farmaci, io ci sono stato. Se una persona è sotto cure, e ci sono stato, lo so benissimo. Tutti questi discorsi qui non devono valere. Una persona deve volersi bene, e nel volersi bene ovviamente c'è tutto quel discorso del mangiare bene, trattare bene il proprio corpo, avere delle sane abitudini, tutta questa roba qua. Però capito, nessuno ti dice che devi essere Sharon Stone, perché la maggior parte delle persone non
è Sharon Stone, senza contare Sharon Stone ovviamente, quello è il discorso. Questo vale anche per i trans, non sono quello che dicono di voler essere solo perché se lo sognano loro, in natura non è possibile. Cioè tu stai paragonando una patologia come l'obesità all'essere trans, mi sa che quello che c'ha bisogno di cura è quasi tu. Bisogna mettere in dubbio anche la scienza, secondo me, come se la scienza non lo facesse già da sola. Va bene, che bello, il nostro fantastico e frizzante video sui commenti è finito, io spero da domani di presentarmi in maniera più presentabile, e anche se l'ho detto nel video di ieri ragazzi, io mi scuso veramente per quest'ultima settimana, in generale un po' per questo mesetto, perché non è stato un bel periodo, e una cosa che ho notato è che quando non c'è un bel periodo nella mia vita faccio le miniature peggio e le inquadrature fanno schifo, come probabilmente questa. Da domani spero di aver fatto già cambiare le cose, oggi è venerdì, voi questo video lo vedrete domenica, penso, dovrebbe. Lo so che mi vedete più giù magari, lo so benissimo, però è anche, cioè, per esempio io potrei levarmelo questo, proprio non mi sento io a mio agio, capito? È proprio brutto perché magari da fuori sembra che io sia tutta questa persona arrogante, tutta questa persona che prende a cazzotti la gente, quando in realtà... No, cioè, io come tutti quanti posso passare dei periodi in cui non me la passo splendidamente e in cui magari mi succedono cose, cioè roba. Però preferisco non evitare di mostrarmi, anche se su Instagram, in realtà nelle storie su Instagram lo faccio raramentissimamente in questi ultimi tempi, perché proprio non mi viene. YouTube mi aiuta tantissimo a evitare di isolarmi proprio dal punto di vista visivo, lasciare tracce. Quindi io capisco che magari vedere un video in cui sono un po' più giù di corda sia un po' così, non vi ho mai costretto a guardare niente, anzi se una cosa non vi piace non la guardate, sono io il primo a dirvelo. Però niente, vi prometto che da domani sarò un po' più pimpante, me lo impongo proprio io, non è un problema. Detto questo, grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima.